Salve a tutti amici di YouTube, ben ritrovati con i nuovi video, anzi con un nuovo video. Oggi faremo il video alla nostra mile, diciamo come va detto esattamente il nome, X-Level 5983, eccola qua. Ci faremo un bel bucatone di lenzuola da mezzoletto e magliettine, slip e asciugamani. Comunque, iniziamo a caricare, anzi, mettiamola in tensione la lavabiancheria. Eccola qua, perfetto. Iniziamo a caricare. Benissimo. Carichiamo l'asciugamano, le slip, l'altro asciugamano, così. Facciamo un bel carico. Perfetto. Anzi, sta cerniera, scusate, ecco, la chiudiamo. E ci siamo. Bene. Io gli vorrei far fare un bel prelavaggio. Però aspettiamo, andiamo un attimo in postazioni. No, diminuiamo. Anzi, mettiamo standard. Ok. Torniamo noi. Benissimo. La centrifuga la mettiamo a 1400. Perfetto. Poi facciamo un bel lavaggio . Scusate, a 50 gradi. Poi andiamo nelle opzioni, aggiungiamo un risciacquo più e il prelavaggio. Perfetto. Io direi che siamo a posto e possiamo farla partire. Via. Visto che queste sono lenzuola, dove ci ho dormito io, esclusivamente in un lettino da mezzo letto, perché ho avuto l'influenza e quindi ho sudato moltissimo. E allora, vabbè, scusate, c'ho ancora i postumi. E allora adesso vi facciamo fare un bel prelavaggetto, però non di 45 minuti, lasciamo lo standard, che in genere, se non sbaglio, deve essere di 15 minuti il prelavaggio standard. Va benissimo. E ho messo la temperatura di 50 gradi, vi spiego anche il perché. Al di là che aumenta il tempo di lavaggio, e in più la lavabiancheria aggiunge anche un risciacquo
supplementare oltre a quello che aggiungo io da opzione. In genere le lenzuola io non le centrifugo a 1400 giri. Le lenzuola il massimo che arrivo è 1000 giri, 800-1000 giri. Poi d'estate le lascio, diciamo, le centrifugo a 400 giri le lenzuola d'estate. Ho attivato una funzione nella macchina. Ce n'erano tante altre da attivare, però non le ho attivate perché ho paura che potrebbe dare dei problemi in qualche fase. Allora ho preferito limitarmi solo a attivare quello che mi interessava. E poi nel video capirete qual è, perché poi si vede anche benissimo l'opzione, cioè la funzione che ho attivato. Comunque questo è il prelavaggio. Siamo sempre nella fase del prelavaggio. Ha portato la temperatura a 30 gradi. Come avete visto, era partita con 2 ore e 30, poi tra l'imbibimento e tutto era andata a 2 ore e 20. E poi, dopo l'imbibimento, ha aggiunto praticamente altri 30 minuti. Quindi la durata totale tra prelavaggio, lavaggio, risciacqui e centrifuga finale di 3 ore. Fa delle pause molto lunghe. Scarico acqua del fine prelavaggio.
Sì, in effetti, comunque. Due spunti di centrifuga li poteva fare, uno corto e uno un po' più lungo. Comunque, lasciamo perdere. Siamo sempre nella fase di lavaggio. Dopo la rotazione a 38 giri. Per l'imbibimento e il caricamento dell'acqua del lavaggio, naturalmente, che è durato all'incirca un 10 minuti. Adesso è partita col riscaldamento e con la rotazione ascendente con la rotazione ascendente e discendente, che parte dai 38 giri al minuto fino ad arrivare a 68 giri al minuto.
Ecco qua, facciamo la ripresa proprio sotto sotto, riprendendo la parte alta del tamburo. Siamo sempre nella fase di lavaggio. E la lavabiancheria è già da 37 minuti che mantiene questo tipo di rotazione. Crescente e decrescente. Siamo sempre nella fase di lavaggio. Manca 1 ora e 28 da 3 ore da cui è partito il lavaggio, il programma completo. La rotazione intensiva che sta eseguendo adesso da 38 a 68 giri e da 2 ore e 35 minuti che ha iniziato a fare questa fase. Questa fase di rotazioni fino adesso. Quindi queste rotazioni intensive.
Scarico acqua del fine lavaggio.
centrifuga intermedia di fine lavaggio. Primo di sciacquo. Scarico acqua del primo di sciacquo.
Secondo risciacquo. Come avete potuto notare, nel primo risciacquo aggiuntivo la lavabiancheria ha effettuato solo uno spunto di centrifuga. Scarico acqua del secondo risciacquo. Centrifuga intermedia del secondo risciacquo.
Terzo risciacquo. Carico acqua del terzo risciacquo.
quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente. Carico acqua del quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente. Thank you.
siamo sempre nella centrifuga finale.
siamo a 1400 giri adesso. Ok, e con questo abbiamo finito il nostro programma di lavaggio. Vi saluto, grazie a tutti e ai prossimi video. Scusatemi. Non ho estratto la biancheria, volevo farvi vedere anche quando vi estraggo la biancheria. Ben centrifugata, comunque. E si sente che 1400 giri sono reali. Ecco qua. Perfetto. E adesso chiudiamo il nostro video. Ciao a tutti, ai prossimi video. Ciao.